Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di recensione. Ho da recensirvi una decina di prodotti. Spacchetterò il video in almeno un 3 video per evitare di fare i polpettoni mega galattici. In questo video vi voglio parlare di tre pennelli che avevo acquistato e lasciato nel dimenticatoio per svariati motivi. Uno, non mi servivano al momento. Due, nel frattempo ho acquistato un set di pennelli che pure ho usato e poi l'ho lasciato da parte, lo utilizzo così tanto in tanto. Se vi interessa vi lascio giù la recensione e poi me ne è stato regalato anche un altro da mia cognata che anche ho usato, recensito e conservato per il futuro. Io penso al futuro. Nel frattempo vi volevo anche dire che oggi sono stata dal parrucchiere. Mi ha tagliato, secondo me, una ventina di centimetri, me lo voglio mangiare vivo. E la fonista, non so se si dice così, sciampista è quella che ti fa lo shampoo, quella che ti fona, fonista, boh, vabbè, mi ha fatto la piega un po' mossa. Ho un po' di difficoltà con questa frangia. Mi si è aperta al centro, mi si dovrebbe aprire lateralmente, così come la riga sopra, ma ormai si è aperta così, quindi per ora la lasciamo in questo modo. Non sono convintissima di questo taglio a mezzo collo, intero collo, anche perché dietro me ne ha lasciato un po' più corto e poi c'ho le punte un po' da cocker, non lo so, devo vedere dopo che li ho lavati io, asciugati io, come escono. Se non mi piace, torno da Valerio, gli spezzo le gambine e me le faccio risistemare. Comunque, quindi sto facendo questi tre pennelli, li avevo lasciati nel dimenticatoio. Di recente ho sistemato un po' il mio angolo e li ho ritrovati. Ho fatto: oh mio Dio, li ho comprati e non li ho utilizzati neanche una volta per fare la recensione. Iniziamo a utilizzarli. Due pennelli sono di Essence e uno di Sephora. Iniziamo da Essence. Questo è l'Eyeshadow Brush, quindi il pennello da ombretto. Nel frattempo Essence ha cambiato, spero solo la colorazione dei suoi pennelli e non le setole, ma credo di no perché li ho testati, sono molto simili. La versione che ho io è quella nera con le setole viola. Le setole sono molto morbide, sono abbastanza ampie, confronto a un dito, e abbastanza cicciotte anche qui, diciamo nello spessore. È un pennello che si lava facilmente, si asciuga facilmente perché sono setole sintetiche, è tagliato un po' a C. Allora, come ombretto di applicazione, come pennello per l'applicazione dell'ombretto sulla palpebra non mi fa impazzire perché io preferisco utilizzare gli applicatori in silicone o spugna, però l'ho provato visto che ce l'avevo e lascia un effetto abbastanza sfumato. Mi piace moltissimo invece per l'applicazione dell'ombretto di transizione, che come sapete, se avete visto qualche mio video di trucco, io non utilizzo il classico marroncino perché non mi piace, ma disegno una piccola V con il nero e sfumo tantissimo il nero nella piega per creare lo stacco, quindi andare a ridefinire, mi stavo affogando pure, la mia piega palpebrale. E questo pennello preso di punta e iniziato a portare il colore dentro e poi girato e sfumato in questo modo fa un effetto bellissimo. Mi piace anche come un pennello per applicare l'ombretto e lighting sotto al sopracciglio, perché nel frattempo che applicate l'ombretto andate anche a sfumare quello di transizione, quindi mi sta piacendo tanto, non ha perso peli, spero che Essence non l'abbia destrutturato troppo e quindi sia simile a questo che ho io, quello che ora è in commercio. Il secondo pennello è il Kabuki di Essence, io ho sempre la vecchia versione, quindi manico nero e setole viola e nere, è classico grandezza di un kabuki, anche come grandezza di setole. Le setole sono molto morbide, sono sintetiche, si lavano facilmente, si asciugano altrettanto facilmente, anche se è abbastanza fitto, si riesce bene a pulire tutto il prodotto all'interno e l'asciugatura è veramente semplicissima. Normalmente io li lavo sempre, diciamo, nel primo pomeriggio e la mattina dopo, poco prima di pranzo, quindi praticamente meno di 24 ore, in 20 ore sono asciutti, belli che asciutti. È, come dicevo, molto soffice. L'ho utilizzato per applicare la cipria sul viso, si applica benissimo, sfuma bene e non lascia tipo
chiazze di cipria in faccia, anzi, mi è piaciuto anche come applicatore di terra abbronzante, quindi le classiche C e la sfumatura sul naso, lascia un effetto molto naturale, e anche come pennello da fard, anche se è un pochino grande per la mia gota, però lascia un effetto sfumato, come se il colore venisse dall'interno e non fosse solo applicato, che è un effetto naturale che mi piace tantissimo. Come dicevo, spero che Essence non l'abbia modificato troppo. Io l'ho toccato quello nuovo che hanno da poco rimesso in circolazione. Le setole sembrano abbastanza simili, forse è leggermente più piccolino anche di diametro diciamo, del pennello in sé, però non credo che siano tanto dissimili. Hanno cambiato soltanto l'aspetto esterno. Ultimo pennello di cui voglio parlare, come vi dicevo, è di Sephora e della linea Professionnelle. Anche questo, se non erro, quando l'ho acquistato stava per essere tolto, però io la linea la vedo ancora nelle Sephora. Comunque, questo è quello per le labbra, il Lip 61. Ha un cappuccio, praticamente è un cono, non ha un vero e proprio cappuccio perché è un cono senza chiusure. E ha setole sintetiche molto fitte ed è tagliato perfettamente orizzontale. Adoro questo pennello per disegnare l'arco di Cupido e andare a sfumare, a dare un dettaglio, una linea bella precisa alle mie labbra, perché le mie labbra sono molto frastagliate causa herpes. Io non è che ho un solo posto in cui il mio herpes decide di venirmi a trovare, ma si diverte a gironzolare per il mio contorno labbra e me l'ha reso del tutto frastagliato. Quindi quando vado a mettere un bel rossetto rosso, quindi a voler creare queste labbra belle disegnate, non riesco mai. Quando per esempio me le sistemo con la matita, devo sempre barare su alcuni lati per avere una simmetria sui lati. Comunque, questo tipo di pennello così con setole sintetiche belle strutturate, tagliato in questo modo, aiuta il movimento, disegna le labbra in modo così bello che rende un bellissimo pennello. Comunque, questi tre poveri pennelli erano entrati nel dimenticatoio, finalmente li ho recensiti, ora li posso rimettere nel dimenticatoio nell'attesa che i loro amici che sono ora in funzione tirano le cuoia, non voglio urlare perché sennò stasera me ne ritrovo in mano morti per metterle in funzione. Nel frattempo, io vi mando un grosso bacio, vi aspetto nel prossimo video che sarà ancora un video di recensione, ancora devo decidere cosa recensirvi. Comunque, nel frattempo, come ho detto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!